Direttamente da Science 2023 c'è con noi Francesco Marano. Buonasera Francesco. Ciao. Allora, siamo qui in realtà perché, diciamolo, abbiamo avuto noi qualche piccolo problema nel far vedere poi la tua presentazione durante B-Sides, quindi ci hai fatto la cortesia di riproporci il tuo speech in diretta live. Così, insomma, da farlo vedere come si deve, da rendere giustizia al tuo lavoro insieme a chi ci sta guardando da casa. E, Francesco, prima di procedere, io volevo fare giusto due chiacchiere insieme, anche, insomma, per farti conoscere e per presentarti al pubblico, che magari ha sentito qualcosa su di te durante B-Sides, però. Meglio, come dire, meglio assicurarcene. Allora, io mi sono permesso, spero di non metterti in imbarazzo, Francesco, di spulciare un po' il tuo profilo LinkedIn. Hai fatto benissimo. Quindi, come dire, ho fatto un po' di raccolta informativa e onestamente, mi tolgo il cappello di fronte al tuo curriculum accademico. Devo dire, Grazie. direi un curriculum accademico perfetto. Al di là del diploma, abbiamo una laurea triennale con 110 e lode, una laurea magistrale con 110 e lode. Insomma, voglio Usando un dirti, modo vecchio. direi proprio di sì. E inoltre, ho visto che a parte alcune certificazioni di Learn Security, quindi WAPT, se non sbaglio, e Mobile Application, giusto? E è anche tra l'altro il campo che mi interessa a me perché dovrei dare l'esame di IMAPT quanto prima. Prima o poi mi deciderò a farlo. Allora poi ci sentiamo privatamente, magari vedo qualche dritto. Ben volentieri. E, inoltre, ho visto che hai qualche certificazione anche in DFIR, quindi Digital Forensic e Incident Response. Sarebbe orgoglioso il nostro Giorgio Primate. Sì, vabbè, diciamo che quelli erano più corsi molto introduttivi, diciamo, niente di troppo particolare, però è una cosa che mi interessa più per curiosità che per altro, perché poi alla fine non lo utilizzo per lavoro, però. Guarda, io ti dico la verità, a me è interessata molto la tua presentazione domenica B-Sides, anche in virtù del fatto che appunto facendo anch'io un po' di FIR, come dire, avevo avuto già modo di capire quale potesse essere, insomma, il potenziale del file WMEM di cui parlerai tu nel dettaglio stasera. Però ecco, non avevo mai pensato a questo giochino per come dire, quindi anche il tuo lavoro di ricerca, non voglio spoilerare niente, per quello sto cercando di tenermi vago, però Sì, no, anche in il tuo realtà è lavoro di strano ricerca. perché cioè, questa ricerca in realtà io l'ho condotta all'incirca 5 anni fa e mi aspettavo che comunque in questo tempo qualcuno riuscisse a tirare fuori lo stesso risultato, invece sembra di no. Beh, che dire, ripeto, è soltanto un'altra tacca alla tua cintura, Francesco, mettiamola così. Hai tutto il merito di questa ricerca. Quello di cui però ero curioso è perché ammetto che anch'io non ho ancora capito benissimo quale sia la realtà, e quindi approfitto per chiederla a te, anzi, vorrei che mi parlassi un po' di Unlock Security. Allora, diciamo che Unlock Security è, diciamo, un Intanto grazie progetto. Andrea Zac per il tuo follow, scusami, ma giustamente la community cresce ed è giusto ringraziare chi arriva a seguirci. Dimmi, dimmi Allora, pure Unlock Francesco, Security perdonami. è un progetto che, diciamo, stiamo portando avanti e che spero entro l'anno diventi una realtà concreta, proprio un SRL, un'azienda nel campo della sicurezza informatica. Quindi Perfetto. fondamentalmente io avevo questo progetto in mente già da parecchio tempo, però chiaramente non avevo ancora l'esperienza proprio di vita in azienda per capire bene poi come funzionassero le dinamiche aziendali. Quindi ho fatto la mia esperienza diciamo, in azienda, sia in aziende più piccole o medio-piccole, sia in aziende più grandi.
sia con ruoli tecnici sia con ruoli un po' più gestionali, quindi alla fine mi sono fatto un po' un'idea a 360 gradi e quindi a un certo punto, così parlando con degli amici, è uscito fuori che effettivamente era giunto il momento Era arrivato in il momento. cui sì, Certo. mi sono staccato dall'azienda, ho aperto intanto partita IVA, diciamo come ditta individuale, quindi comunque esiste già il nome di Unlock. Però in questo momento, diciamo, ufficialmente poi sono io, anche se chiaramente ho diversi collaboratori che mi aiutano. E, insomma, speriamo di diventare azienda presto, insomma. Beh, noi ce l'auguriamo per te, ovviamente, Francesco, perché mi sembra un progetto estremamente ambizioso, soprattutto estremamente interessante, come dire, mi sembra davvero... insomma, sono curioso di vedere fin dove riuscirai a spingerti, viste appunto anche le tue capacità. Vediamo, scopriremo, Davvero, tutto in divenire, quindi no, sono vedremo come assolutamente fiducioso. andrà. Per il momento la partenza sembra buona, quindi Ah sì, vediamo. sono sicuro, ne sono sicuro. Per carità, non dico che non sarà, lo sai meglio di me sicuramente, non sarà una strada priva di difficoltà, ecco. No, quelle già ci stanno fin dal primo momento, però vabbè, diciamo che l'avevo Immagino, messo in conto, quindi non è così. immagino, immagino. Allora, volevo... Allora, anticipiamo, tra virgolette, almeno il titolo della tua presentazione, che è Tampering the RAM... A new way to break into any VM. Quindi tu fondamentalmente quello che ci farai vedere è un modo che hai trovato, hai studiato, hai ricercato per riuscire, non solo, mi permetto di dire da persona che ha seguito il tuo speech, non solo a avere accesso a una VM, ma avere un accesso privilegiato ad una macchina virtuale, no? Sì, Quindi non qualunque tipo di accesso. c'è un pizzichino in più che mi sembra piuttosto interessante per chi come noi, insomma, è in questo campo. E l'idea così, come ti è, quattro parole su come hai avuto l'idea della ricerca, diciamo, come ti è balenata per la mente, insomma, il guizzo di genio che ti ha portato a... Ma guarda, in realtà più che un'idea è stata forse un'intuizione, nel senso che io mi trovavo di fronte a un problema specifico, nel senso che avevo questa VM in cui dentro c'era un'applicazione web, dovevo fare un test di questa applicazione web, però diciamo che per tutta una serie di questioni, forse anche più per pigrizia in realtà che altro, mi ero un po' fissato che volevo leggere i sorgenti di questa applicazione perché... diciamo guardandola così a occhio, un po' per esperienza potevo dire 100% che esisteva una qualche vulnerabilità che mi avrebbe dato anche una shell, però mi rendevo conto che andarla a cercare era abbastanza complesso e quindi mi ero fissato che volevo leggere i sorgenti. Quindi probabilmente col fatto che venivo da un'esperienza subito precedente in cui mi occupavo di exploiting e post-exploitation su kernel Android. In quell'occasione là io fondamentalmente la cosa che facevo più spesso era ottenere la possibilità di leggere e scrivere la RAM in maniera arbitraria e una volta ottenuta questa capability riuscivo praticamente a, lasciamo il termine, scansionare la RAM in maniera euristica cercando ad esempio le strutture dati dei processi e insomma in Dati generale strutture conosciuti, dati del diciamo, nel kernel. senso, hai fatto vedere per la presentazione, giustamente sei tu, vai a iniettare qualcosa di conosciuto all'interno della RAM, in un certo senso, passami il termine iniettare, e poi te lo vai a ricercare, no? Per avere, come dire, una sorta di segnalibro, in un certo senso. Esatto, sì, diciamo nel caso del kernel era leggermente diverso nel kernel Android perché io quello che andavo a cercare erano strutture dati che però cioè, sono abbastanza intelligibili quando vedi il codice ad esempio in C. In quel caso lì sono soltanto una sequenza di byte che tu devi capire cosa è un indirizzo, cosa è un numero, cosa Certo. è magari una stringa. Però alla fine il concetto è sempre lo stesso, una volta identificato ciò che ti interessa lo vai a modificare. In modo che il processo assuma magari dei privilegi più alti. Quindi probabilmente l'intuizione è nata da questo, una necessità messa insieme a un'esperienza pregressa abbastanza recente, insomma. Chiarissimo, chiarissimo. Cesco, allora io intanto saluto anche il buon K che è venuto a salutarci in chat.
Presento anche a te Morgana, che ormai è praticamente la nostra mascotte di Security Break. Il piccolo demone nero non ha mancato l'occasione di farsi vedere in live anche stasera e continua a fare storie. Ma questo è un altro discorso. Va bene, Francesco, io a questo punto non ti rubo più spazio, sarò in un angolino, come dire, nascosto, ad ascoltare con sommo interesse. Dicevo. Sarò in un angolino nascosto ad ascoltare con sommo interesse la tua presentazione, perché insomma l'ho ascoltata la prima volta, l'abbiamo commentata a B-Sides, ripetita Juvant, e ne approfitto per cogliere ancora, per carpire ancora un pochino dei tuoi segreti. Quindi a questo punto ti lascio la scena e per la community di Security Cert abbiamo Francesco Marano con Tampering the RAM. A te, Francesco. Ok, allora vedete lo schermo. Perfetto. Allora, partiamo subito. Vabbè, diciamo che un'introduzione l'abbiamo già fatta, no? Quindi parleremo di questa tecnica che è nata parecchi anni fa per risolvere un problema. Quello che noi vogliamo ottenere con questa tecnica è l'accesso a una macchina virtuale. E per accesso intendo fondamentalmente la lettura di un file, magari di interesse, piuttosto che ottenere una shell con un qualunque utente che si voglia, piuttosto che fare privilege escalation rispetto all'utente che già si ha. Insomma, più o meno si può riuscire ad ottenere tutto. La cosa principale di questa tecnica, la cosa che la rende, diciamo, forse a forte impatto, nonostante poi il caso d'uso, vedremo, è abbastanza particolare, è diciamo, il fatto che questa tecnica è applicabile anche senza una vera e propria superficie d'attacco, nel senso che se noi prendiamo una macchina virtuale in cui installiamo un sistema operativo e non facciamo più nient'altro, quindi non esiste ad esempio un web server esposto, non esiste un server SSH, non esiste nulla fondamentalmente di esposto, noi comunque possiamo riuscire ad ottenere l'accesso alla macchina. Quindi, fatta l'introduzione, qui sorvolo un po' sulla presentazione, visto che l'abbiamo già fatta, aggiungo soltanto due parole, diciamo, per chi non è stato al B-Sides. Noi come Unlock Security siamo stati sponsor ufficiale del B-Sides e questo per un motivo fondamentale che noi crediamo fortemente nella condivisione delle conoscenze, quindi ogni ricerca che facciamo, ogni CVE che scopriamo, noi qualunque cosa cerchiamo di pubblicarla in tutti i dettagli, quindi anche le CVE non ci limitiamo a scrivere, abbiamo trovato la CVE, ma mettiamo proprio l'analisi del codice passo passo e è tutto quanto sul nostro sito. E nel caso del B-Sides, per stimolare anche un po' di più questa condivisione, abbiamo deciso di essere sponsor offrendo a tutti la birra, che devo dire ha riscosso abbastanza successo, quindi Era, siamo contenti di lo questo. dico da persona che era lì ed era veramente fantastica. I ragazzi di Deep a Torre in Pietra, io li sponsorizzo a questo punto, Francesco, visto che Sì, vi siete andati a assolutamente. pescare con il lanternino delle birre veramente pazzesche. Sì, siamo bravissimi. Allora, detto questo, cominciamo a capire un po' qual è lo use case in particolare. Allora, lo use case che propongo qui è più o meno lo stesso che avevo io quando mi sono trovato di fronte al problema, cioè una macchina virtuale in locale, ovviamente, che aveva il disco cifrato, quindi non era possibile accedere in quel caso ai sorgenti montando il disco esternamente. Non era possibile, diciamo, fare i classici trick con recovery mode o con il grab per riuscire a ottenere una shell di root. E non conoscevo nessun utente sulla macchina. L'unica cosa che sapevo è che c'era una password policy abbastanza forte. E come dicevamo prima, non c'era superficie esposta, diciamo, o meglio, nel caso specifico in cui mi sono trovato di fronte al problema, c'era un web server. Ora, nella presentazione vedremo un caso d'uso in cui non c'è neanche quello, e poi dopo vedremo anche dei casi d'uso leggermente diversi. Però, diciamo che la tecnica funziona anche quando non c'è superficie esposta. Allora,
Capire la tecnica, fondamentalmente ci servono capire un paio di concetti fondamentali. Il primo è quello della page cache, quindi che cos'è e come funziona. Quindi, molto brevemente, la page cache è un meccanismo che permette, di migliorare le performance dell'input-output durante le operazioni di lettura e scrittura, quindi è una componente fondamentale del kernel. Io ho utilizzato questa tecnica prevalentemente su Linux, ma in realtà il patch cache è una cosa che esiste in tutti i sistemi operativi proprio per quanto è importante. E quindi non escludo che in realtà che la tecnica funzioni correttamente anche su altri sistemi, ad esempio su Windows. E, quando parliamo di patch cache, parliamo di pagina perché il kernel lavora su questa unità di memoria fondamentale che è la pagina. E quindi praticamente invece che tener traccia di tutto quello che avviene a livello di lettura e scrittura di dati sui singoli byte, ad esempio, vengono sempre prese in considerazione le pagine, che contengono l'informazione che noi stiamo andando a leggere o scrivere. Una pagina generalmente è 4 kilobyte, ma chiaramente questa è una cosa che si può configurare diversamente, quindi non è detto che sia esattamente 4 kilobyte, il che significa che anche se noi accediamo a un solo bit, di memoria, in realtà il kernel quello che va a leggere è l'intera pagina che contiene quel bit, quindi comunque non meno di 4 kilobyte. Allora, vediamo a questo punto che cosa succede quando facciamo una richiesta di lettura di un file da disco. Nonostante nello schema ci sia anche la parte che vediamo qui a destra di scrittura, in realtà la parte di scrittura non ci interessa particolarmente per la tecnica, quindi ci occuperemo solo della parte di lettura. E quello che avviene quando viene fatta una richiesta di lettura, ad esempio con una system call read piuttosto che mmap, fread o insomma tutta la famiglia delle system call per la lettura. La prima cosa che si fa è controllare che in cache sia presente o meno la pagina che contiene le informazioni che vogliamo leggere. Se la pagina già esiste, allora semplicemente viene restituita all'utente, quindi viene completamente bypassato il disco e viene restituita l'informazione. Chiaramente con, insomma, ottime performance perché, insomma, la RAM è molto più veloce. Nel momento in cui invece abbiamo un cache miss, quindi significa che in page cache non è presente la pagina che ci interessa, allora viene fatto l'accesso a disco, viene presa la pagina corrispondente all'informazione da leggere, viene, diciamo, creato uno spazio ad hoc, nella page cache per, inserire questa pagina. Una volta inserita la pagina in page cache, viene restituita all'utente. Quindi, in quel caso, chiaramente tutte le letture successive verranno fatte senza, cioè bypassando il disco e andando direttamente a leggere dalla page cache. Ok, allora andando leggermente più in dettaglio, vediamo che in realtà a seconda della system call che noi andiamo ad utilizzare, avremo un comportamento leggermente diverso. Ad esempio, vediamo qui in dettaglio che se noi andiamo a leggere dei dati utilizzando la funzione mmap, quello che avviene è esattamente quello che abbiamo spiegato, quindi viene presa un'informazione dal disco e viene messa all'interno della page cache. Chiaramente qui al centro vedete che c'è una page table che fondamentalmente serve per mantenere traccia delle pagine che stanno in page cache e insomma da dove vengono. Se invece andiamo ad utilizzare una funzione diversa, come ad esempio la read, quello che succede è che in realtà la pagina corrispondente all'informazione da leggere non va direttamente in page cache, ma va prima all'interno di un application buffer che è presente nella memoria del processo che ha eseguito la read, dopodiché quella pagina viene replicata anche in page cache. Quindi quello che succede è che se noi andiamo ad analizzare il contenuto della RAM dopo una chiamata mmap, vedremo che in page cache c'è un'occorrenza, diciamo, della pagina che ci interessa. Se invece è stata utilizzata una read, troveremo più occorrenze all'interno della RAM.
Poi chiaramente ci sono altre funzioni che magari accedono comunque ai dati, ma non al disco, e quindi ad esempio la malloc, e quindi in quel caso la page cache non viene assolutamente presa in considerazione, ma si utilizza l'heap all'interno della memoria del processo. Ok, quindi questo è molto molto in breve tutto quello che c'è da sapere riguardo la page cache in teoria. Qui ho voluto mostrare anche un po' che cosa succede poi nella realtà quando utilizziamo questo meccanismo, o meglio, quando in automatico il kernel utilizza questo meccanismo a fronte della nostra richiesta di lettura. Quindi per fare delle prove fondamentalmente ho creato un file da 128 MB. Diciamo completamente casuale nel contenuto, e dopodiché si esegue una chiamata sync e una chiamata a drop caches. Sync fondamentalmente serve per prendere tutte le pagine che stanno in page cache e che sono state modificate, quindi da operazioni di scrittura, e queste operazioni però non sono state riportate sui file sul disco, quindi sync forza le pagine in cache a essere scritte sul disco, mentre scrivendo 3 all'interno del file virtuale drop caches si forza la page cache a eliminare completamente tutto il suo contenuto e quindi tutte le pagine. Utilizzando poi invece l'utility VM Touch con argomento il nome di un file, possiamo andare a vedere di quel file quante pagine sono presenti all'interno della page cache. Chiaramente, avendo appena fatto il drop caches, in questo caso abbiamo 0 pagine residenti in memoria. Quindi facciamo una lettura, la facciamo attraverso una system call read, in particolare leggiamo 2 soli byte. Quindi come lo facciamo? Semplicemente apriamo un file in modalità read-only, creiamo un buffer di 2 byte, dopodiché eseguiamo una read dal file verso il buffer, chiudiamo il file, chiudiamo il programma e finisce qui. Se andiamo a compilare ed eseguire questo programma e a rilanciare di nuovo VM Touch, vediamo che a fronte della lettura di 2 byte noi ci aspettavamo una lettura di almeno una pagina, quindi 4 kilobyte. In realtà sono state lette 12 pagine, quindi 48 kilobyte. Questo avviene per un meccanismo che è chiamato la read-ahead logic. Quindi fondamentalmente il kernel dice: se hai acceduto a quel file, molto probabilmente nell'immediato futuro accederai anche alle aree circostanti di quel file. Quindi invece che andare a mettere in memoria solo la pagina che ci interessa, va a mettere anche quelle successive, in modo tale da minimizzare il più possibile gli accessi al disco e quindi aumentare la velocità. Per completezza di informazione, è possibile quando si scrive un programma andare a forzare il kernel a non eseguire questa ottimizzazione. Nel caso della system call read si fa attraverso la funzione POSIXFadvice, specificando che l'accesso al file avverrà in maniera randomica, quindi che noi potremo leggere più volte quel file, ma in realtà lo faremo in una maniera non sequenziale. In questo caso qui, se di nuovo facciamo il sync, il drop delle cache, compiliamo e eseguiamo, con VM Touch vediamo che in questo caso la pagina in memoria è soltanto una. Comportamento simile se lo facciamo ad esempio con la system call mmap. Quindi anche qui semplicissimo programma che apre un file in sola lettura, crea un'area di memoria in lettura e condivisa tra processi di 2 byte. In questo caso c'è anche una print perché mmap, a differenza di read, non esegue realmente la lettura fin tanto che il dato non viene utilizzato. Quindi ho inserito una print giusto per forzare la lettura del file. Dopodiché facciamo la map dell'area di memoria, chiudiamo il file e chiudiamo il programma. In questo caso qui, se compiliamo ed eseguiamo, vediamo che in realtà cioè c'è un comportamento del kernel ancora più aggressivo rispetto alla lettura delle pagine, perché in questo caso, nonostante noi abbiamo chiesto sempre 2 byte di informazione, sono state lette 32 pagine, quindi 128 kilobyte. E questo avviene fondamentalmente perché, anche se esistono funzioni che fanno fondamentalmente la stessa cosa, il fatto che siano funzioni completamente diverse non è
semplicemente perché il codice è duplicato, ma perché le due funzioni magari sono state pensate per un utilizzo diverso. In questo caso, ad esempio, Mmap è stato pensato e progettato per un accesso, diciamo, in memoria di più volte, più accessi in memoria, e in particolare il fatto che si possa specificare che l'area di memoria mappata è anche condivisa tra processi, chiaramente aumentando gli attori coinvolti aumenta anche la probabilità che venga ceduto il file nelle aree circostanti e quindi ha senso in questo caso che vengano caricate più pagine. Anche qui ovviamente possiamo andare a modificare questo comportamento con una funzione simile a quella precedente, in questo caso si chiama madvice, che funziona esattamente alla stessa maniera, quindi semplicemente dice al kernel che noi accederemo al file in una maniera randomica e non sequenziale. E quindi in questo caso ovviamente di nuovo facciamo il drop delle cache, compiliamo, eseguiamo, lanciamo vmtouch e quindi anche avendo utilizzato mmap vediamo che le pagine residenti in memoria è soltanto una, quindi solo 4 kilobyte. E questo fondamentalmente è tutto quanto quello che c'è da sapere per comprendere appieno la tecnica per quanto riguarda la page cache. L'altro concetto fondamentale, che però è più semplice, che è necessario capire, è come funzionano le macchine virtuali, in particolare come funziona lo stato di pausa e in generale quali sono i file che vengono creati tra la macchina host e la macchina guest. Quindi, in particolare lo stato di pausa, per chiunque abbia utilizzato che sia VirtualBox, VMware o anche altri, bene o male tutti quanti hanno questa funzionalità, serve per frizzare la macchina fondamentalmente, guest, in uno stato durante l'esecuzione, quindi bloccare l'esecuzione senza spegnere in realtà la macchina. Dopodiché si può fare il resume della macchina virtuale in qualunque momento e quella continua l'esecuzione come se non fosse mai stata fermata. Questa funzionalità nasce fondamentalmente perché, diciamo, nella macchina host che ha delle risorse limitate, può succedere che queste risorse siano esaurite e quindi c'è necessità di alleggerire un po' il carico, ma allo stesso tempo non si può bloccare il task che è in esecuzione nella VM. Quindi in questi casi qui si mette in pausa, si aspetta che le risorse nell'host magari siano liberate piuttosto che si trova un'altra soluzione, e nel momento in cui ci sono abbastanza risorse, viene fatto il resume della macchina virtuale che quindi continua la sua esecuzione. Quindi, perché ci interessa, lo stato di pausa? Ci interessa fondamentalmente, perché quando noi interagiamo con una macchina virtuale vengono creati diversi file all'interno del file system. Tra questi alcuni noti sono chiaramente il VMDK dove c'è tutto il file system, il VMX dove ci sono tutte le informazioni riguardo alla configurazione della macchina, quindi quanti processori, quanta RAM, i dischi e quant'altro. I file che riguardano gli snapshot, quindi VMSD e VMSN, ma il file che a noi interessa in particolar modo in questo, diciamo, per questa tecnica, è il file vmem. Il file vmem contiene fondamentalmente lo stato della macchina virtuale nel momento in cui viene messa in pausa. Ed è particolarmente importante perché fin tanto che la macchina virtuale non viene, cioè non viene tolta dallo stato di pausa, chiaramente il file vmem rimane invariato. E questa cosa è importante perché quando parliamo di stato della macchina che viene salvato nel disco dell'host, stiamo parlando in realtà della RAM, quindi quando noi mettiamo in pausa una macchina virtuale, il virtualizzatore non fa nient'altro che prendere tutto il dump della RAM e salvarlo sul disco dell'host. Quando togliamo la pausa, quindi facciamo il resume della VM, viene preso dal disco dell'host tutto quanto lo stato della VM, quindi la sua RAM, viene ripristinata e può continuare l'esecuzione. Quindi analizzare il file vmem fondamentalmente ci permette di analizzare il contenuto della RAM. Ora, tecniche simili a quella che adesso andiamo a vedere, diciamo, se ne parla da parecchio tempo e fondamentalmente si fermano tutti a questo, cioè fare in modo che vengano letti dei file, a quel punto fare un dump della RAM mettendo in pausa semplicemente la macchina virtuale.
e a quel punto andare ad analizzare questo dump della RAM per andare a trovare delle informazioni. Per informazioni intendo ad esempio le chiavi private per l'SSH piuttosto che altre informazioni come gli hash delle password, che poi vengono presi e magari craccati o quant'altro. Il problema di questo approccio è che, almeno per quello che ho visto, per come è stato utilizzato finora, veniva fatto un dump della RAM in un momento casuale, senza sapere bene poi che cosa avremmo trovato all'interno della RAM, e soprattutto era limitato al fatto di trovare delle informazioni di valore e poter utilizzare quelle informazioni di valore. Quello che invece noi vogliamo fare qui è un piccolo passo in più, cioè non limitarci a leggere delle informazioni, ma sfruttare tutto il meccanismo di page cache per riuscire a ottenere l'accesso di cui parlavamo prima. Quindi, dette queste due cose, qui già più o meno dovreste aver capito dov'è che voglio arrivare. Cioè, la tecnica fondamentalmente si basa su tre semplici passi. Cioè, il primo, avviamo la VM e forziamo la lettura di un file che per noi è di interesse. Una volta che il file è stato letto, significa che c'è stato un cache miss, quindi quel file è stato preso, letto, messo in cache. Ed è da quel momento in poi è disponibile in RAM. A questo punto, se noi mettiamo in pausa la VM, possiamo accedere a quel file come era stato fatto sempre finora, però con la certezza che quel file di interesse è presente in RAM. Dopodiché possiamo fare un passaggio in più, cioè andare a modificare il contenuto della RAM, andare a modificare in particolare la page cache, per fare in maniera tale che nel momento in cui facciamo il resume della VM, e andiamo a forzare di nuovo la lettura di quel file, per lo schema che abbiamo visto prima, che trovate qui sulla destra, viene completamente bypassato il disco e si accede direttamente all'informazione in page cache, che in quel caso chiaramente non è più l'informazione originale, ma è l'informazione che abbiamo inserito noi. Quindi, com'è utilizzabile poi in pratica questa tecnica? Lo vediamo con fondamentalmente una CTF che ho scaricato da HackMyVM, che per chi non lo conoscesse è un sito che è un po' stile VulNub, ma un po' più con una community che devo dire sta crescendo molto, è abbastanza attivo. E in questo caso quindi ho scaricato una VM a caso. Non è importante il livello di difficoltà, non è importante quale fosse realmente la strada da seguire per ottenere l'accesso, perché vedremo che noi bypasseremo completamente tutta quanta la superficie d'attacco che è esposta, e lo faremo utilizzando questi tre passi. Quindi, prima di tutto andremo a cercare di enumerare gli utenti che stanno sul sistema, forzando la lettura del file etcpassword. Dopodiché andremo a forzare la lettura dell'etc shadow per poter enumerare anche l'hash dell'utente che abbiamo scelto con cui vogliamo ottenere l'accesso. Nell'ultimo passo faremo sia un bypass del login, quindi otterremo l'accesso con una shell con l'utente che abbiamo scelto, e faremo anche una privilege escalation, quindi la shell che otterremo sarà una shell di root. Quindi vediamo i passi uno per volta. Allora, la VM una volta eseguita si presenta così come lo vedete sulla destra, quindi ci viene dato un indirizzo IP dove c'è un'applicazione web, ma ripeto non ci interessa, e ci troviamo di fronte alla schermata di login di Linux. La schermata di login fondamentalmente non è nient'altro che il binario user bin login, che è un binario che fondamentalmente viene avviato ad esempio dal processo init. Ci chiede delle credenziali, quindi username e password. Una volta inserite, l'autenticazione avviene in due passaggi diversi. Prima viene controllato solo lo username, quindi fondamentalmente viene acceduto il file etcpassword e controllato che l'utente che noi abbiamo inserito sia presente all'interno della lista. Se è presente, allora in quel caso viene calcolato l'hash della password e confrontato con quello presente nel file etcshadow. Altrimenti il file in etc shadow non viene mai acceduto. Quindi noi all'inizio ovviamente non conosciamo qual è l'utente che è presente sul sistema, quindi facciamo un login con credenziali completamente scelte a caso, sfruttiamo
soltanto per forzare la lettura del file etc passwd. A questo punto, una volta fatto questo, mettiamo in pausa la VM e andiamo ad aprire il file vmem con un editor di test di esadecimale. E in questo caso qui andiamo a cercare, visto che stiamo cercando il file etc/passwd, andiamo a cercare una stringa che verosimilmente ci darà il file cercato. In questo caso io ho scelto due punti x, due punti 1000, due punti 1000, che è un po' il classico formato dell'etc/passwd, e 1000 e 1000 è l'utente, diciamo, lo user ID, il group ID dell'utente che viene creato sul sistema, quindi il primo utente. E quindi verosimilmente almeno uno ne deve esistere con quell'ID. A questo punto vediamo che effettivamente troviamo un match, un solo match in quel caso, anche se qui non lo vedete, quindi possiamo dire che in qualche modo sia stata utilizzata la funzione mmap o simili. E in particolare vediamo che l'utente è l'utente Moksha. A questo punto che facciamo? A noi interessa anche l'hash della password di quest'utente, però se provassimo a cercare in questo momento una qualche stringa che ci indichi il file etc/shadow, non troveremo nessuna corrispondenza perché, come abbiamo detto prima, il binario login va a fare il check sull'etc/shadow solo se lo username è corretto. Quindi facciamo il resume della VM e a questo punto andiamo a forzare la lettura del file etc/shadow. Come lo facciamo? Facciamo di nuovo un login completamente casuale, utilizzando però come username quello che abbiamo ottenuto, quindi Moksha. A questo punto, quindi quello che succede è che ci sarà un cache hit sull'etc/passwd e un cache miss sull'etc/shadow. Quindi adesso andando a mettere in pausa la VM e andando ad analizzare il contenuto della RAM, vedremo che in page cache esistono sia l'etc/passwd sia l'etc/shadow. Per trovare l'etc/shadow, ad esempio, ho cercato non utente due punti dollaro, che è, diciamo, l'inizio di ogni riga all'interno dell'etc/shadow, e in questo caso è uscito fuori un hash in JavaScript. Ora, come dicevamo prima, finora quello che si faceva era leggere questo hash e semplicemente cercare di craccarlo. Però avevamo detto dalle primissime slide che abbiamo supposto che la password policy fosse particolarmente forte, quindi supponiamo che non si possa craccare l'hash. A questo punto noi che facciamo? Andiamo a calcolare un nuovo hash con una password a nostra scelta, in questo caso utilizzato come password. E il salt da utilizzare, in questo caso ho utilizzato esattamente lo stesso identico salt che ho trovato nel file vmem. E così con due righe di Python ottengo un nuovo hash da utilizzare. E come lo vado ad utilizzare? Beh, vado a sovrascrivere all'interno dell'editor esadecimale quello che è l'hash originale. E qui è importante il fatto di aver utilizzato lo stesso salt, perché utilizzando lo stesso salt significa che otterremo un hash della stessa identica lunghezza, quindi non andremo né ad aggiungere né a togliere byte all'interno della RAM. Questo è un passaggio fondamentale perché se andassimo ad aggiungere anche un solo byte all'interno della RAM, significa che tutte le strutture dati del kernel che si trovano comunque in RAM verrebbero praticamente tutte shiftate di un byte e quindi tutti quanti i puntatori sarebbero sbagliati e quindi otterremo un crash del sistema. Quindi questo passaggio è fondamentale. A questo punto, avendo sovrascritto l'hash all'interno del file etc/shadow in page cache, un'altra cosa che possiamo andare a fare è andare a sostituire all'interno dell'etc/passwd la stringa 2.1000 2.1000 con 2.0000 2.0000, cioè andiamo a sostituire lo user ID e il group ID da 1000 a 0, quindi dove 0 è chiaramente quello dell'utente root, per ottenere anche una privilege escalation. Anche qui fondamentale il fatto di non scrivere solo 0, ma di scrivere 4 zeri per sempre non disallineare tutta quanta la RAM. A questo punto possiamo salvare il file, fare il resume della VM, utilizzare all'interno del login le credenziali Moksha password.
E a questo punto vediamo come non solo otteniamo effettivamente una shell sul sistema, ma otteniamo una shell di root. Ok, quindi questa è, diciamo, la tecnica in sé. Ora, chiaramente esistono dei casi particolari in cui, ad esempio, non abbiamo accesso neanche alla shell di login. Quindi quello che vi faccio vedere adesso direttamente. Diciamo in live, avvio una macchina virtuale che fondamentalmente è proprio quella che ho utilizzato, diciamo per tra virgolette inventare questa tecnica. E vedremo che anche questa macchina virtuale espone un'applicazione web che serve fondamentalmente per gestire delle VPN, però. La macchina, oltre ad avere disco cifrato e insomma tutto quello che abbiamo detto prima, in più ha il fatto che quando viene avviata non arriva mai alla schermata di login, ma al posto di quella viene avviato uno script che permette, ad esempio, di cambiare la configurazione di rete, quindi ad esempio cambiare l'indirizzo IP piuttosto che altre informazioni del genere. Quindi, in uno scenario del genere, noi chiaramente. Non possiamo utilizzare esattamente lo stesso giochino di prima per fare l'enumerazione degli utenti e degli hash delle password, ma possiamo fare qualcosa di diverso. Quindi, ad esempio, visto che c'è esposta un'applicazione web e ci viene dato l'indirizzo IP qui sulla macchina, possiamo aprire un browser e accedere alla macchina virtuale, scusate, all'applicazione web. Nella macchina virtuale ci vengono date anche le credenziali che sono admin admin, e in questo caso vediamo come l'applicazione web sia scritta in PHP, quindi di base il fatto che noi stiamo vedendo questa pagina significa che in page cache già è presente il file index.php come minimo, e questo già ci potrebbe essere più che sufficiente per riuscire a ottenere ad esempio una reverse shell. Però questo è un caso, si può fare. Io vi faccio Francesco, mi vedere un senti? altro caso particolare. In particolare, andando su Status Actions, c'è qui tutta una sezione che permette di fare alcune azioni particolari. E in particolare ne prendo una a caso, che è quella Execute Ping, che Francesco, fondamentalmente. perdonami. Sì. Posso chiederti di ingrandire un pochino il font del browser? Perfetto. Grazie. Ok, allora, diciamo, quindi qui c'è un execute ping che però non ha nessun tipo di input. Quindi nel momento in cui clicchiamo play, diamo conferma, passa un pochino di tempo, dopodiché compare semplicemente un messaggio che ci dice che il ping, quindi il test del ping è passato, che il ping è stato fatto verso mymbnet.biz. In particolare vediamo che sono state fatte 5 ICMP ECO request, quindi poi qui c'è tutto l'output del comando ping e alla fine la scritta done. Ora, questo verosimilmente possiamo dire che potrebbe essere ad esempio uno script PHP che fa questa cosa piuttosto che uno script bash. La cosa che su cui siamo, diciamo, sicuri è il fatto che da qualche parte viene eseguito un comando ping che viene eseguito verso questo target qui, mymbnet.biz, e che vengono fatte esattamente 5 richieste. Quindi, come sappiamo, il comando ping su Linux, se viene lanciato così un po' a dritto, continua all'infinito. Quindi, quello che ci aspettiamo di trovare è da qualche parte all'interno della RAM un qualcosa che dica ad esempio ping meno C5 e poi il nome dell'host. Quindi verifichiamo che questo effettivamente sia successo, quindi ritorniamo su VMware, mettiamo in pausa la VM, quindi vediamo che il processo è anche piuttosto veloce. Dopodiché ci spostiamo su un Next Editor. Io in questo caso ho utilizzato 010 Editor che devo dire, fenomenale, super veloce, purtroppo a pagamento, però tra tutti è l'unico che effettivamente funziona, quindi insomma ve lo consiglio.
Allora, io nella mia VM avevo utilizzato 2 GB di RAM, quindi in questo caso qui vediamo come anche il file VMM sia esattamente 2 GB. Quindi lo apriamo e qui all'interno della RAM andiamo quindi a cercare il comando che abbiamo detto prima, quindi ping-c5 mylmbnet.bits. Allora, ci viene dato un match, un solo match, e vediamo che qui, diciamo, troviamo alcune cose che effettivamente ci fanno pensare che stiamo guardando la cosa giusta, cioè il fatto che venga fatto un ping, il fatto che esista la scritta done, oppure il fatto che esista, ad esempio, qui ping failed, piuttosto che da qualche parte c'era anche un... Il ping past, eccolo qui. Ok, e in particolare riconosciamo che questo è un file bash, e giusto per poterlo leggere un po' meglio, me lo copio e lo vado a mettere all'interno di Visual Studio Code. Anche qua ingrandisco un po'. Allora, quindi questo verosimilmente è il file che abbiamo eseguito prima, anche se non sapevamo che ci fosse dietro un file. Quindi quello che succede andando ad analizzare è che viene fatto prima un singolo ping verso lo stesso host, viene preso l'output del comando, parsato in una qualche maniera, dopodiché qui in fondo, a seconda del risultato del parsing, viene chiamata o la funzione sendPackets o la funzione pingFailed. La funzione sendPackets è esattamente quello che abbiamo visto prima, cioè un messaggio ping passed in verde, il risultato del comando ping con 5 esempi di request e alla fine la scritta done. Nel caso invece di ping failed, vabbè, otteniamo una cosa simile che semplicemente dice che non c'è connettività. Ora, quindi per sfruttare la tecnica, noi dobbiamo andare a sovrascrivere questa parte di questo script, andando ad inserire ad esempio una reverse shell. E per farlo, però, come dicevamo prima, dobbiamo stare attenti a sostituire i byte sovrascrivendoli e non aggiungerli o eliminarli. E a volte può sembrare complesso andare a fare un'operazione del genere perché, soprattutto su tante righe di script, bisogna anche fare in maniera tale da non creare degli errori, ad esempio di sintassi, che possono in qualche modo rompere lo script e quindi non permettere l'esecuzione corretta. In realtà vediamo che la cosa è molto più semplice di quello che sembra. Quindi io ho già qui il comando per una reverse shell semplice in bash. Quindi la vado a mettere, ad esempio, subito dopo il clear, quindi semplicemente la incollo. Vediamo che in questo caso io trovo che sto un po' a metà di un comando, quindi in questo caso ci sarebbe effettivamente un errore di sintassi. Un modo possibile è chiaramente inserire un commento, quindi viene commentato tutta la riga successiva e insomma finisce lì. È una cosa efficace. Però io trovo sia un po' difficile poi da leggere in mezzo a tanti byte, anche capire poi dove si va a capo, quindi dove finisce il commento e dove inizia un altro pezzo di codice. Per una questione semplicemente visuale, io preferisco inserire semplicemente tanti spazi, tanti quanti me ne servono per eliminare completamente la parte di codice che a me non serve. Quindi in questo caso elimino tutto quello che creerebbe un errore di sintassi. La definizione delle funzioni la posso lasciare lì perché non crea problemi di sintassi, mentre lo creerebbe il case alla fine, perché fa riferimento al risultato del parsing che ovviamente adesso non esiste più. Quindi vado a inserire tanti spazi anche qui. Fatto questo, semplicemente salvo. Torno di nuovo su VMware e avvio di nuovo la macchina. Il restore della macchina avviene quasi istantaneamente, in realtà vediamo qua sotto che il restore continua nel tempo, non è così istantaneo, ma per quello che serve a noi possiamo interagire immediatamente con la macchina. Per farlo quindi torniamo di nuovo sull'applicazione e a questo punto
Abbiamo una shell, secondo me. Questo. E a questo punto, quindi abbiamo forzato l'esecuzione di questo script, quindi preso questo script e messo in cache, modificato lo script in cache, quindi quello sul disco è ancora intatto. A questo punto, se noi andiamo a eseguire di nuovo il ping, quello che succede chiaramente è che troveremo un cache hit nel tentativo di leggere il file, quindi verrà bypassato il file sul disco, che contiene ancora l'informazione corretta, e si otterrà direttamente quello in cache, che invece è quello nostro. E quindi in questo caso otteniamo una shell con cui possiamo tranquillamente interagire e, insomma, ottenere tutte le informazioni che vogliamo. A questo punto chiaramente abbiamo l'accesso a tutto quanto il codice sorgente. E una cosa carina è che qui, ad esempio, se facessimo anche di nuovo il cut del file, vedremo il nostro file modificato. Se invece, ad esempio, e adesso non lo posso fare perché non ho i privilegi, da root andiamo a fare di nuovo come prima il drop caches e poi facciamo di nuovo il cut del file, in realtà vedremo che il file ritornerebbe quello originale perché verrebbe forzata di nuovo la lettura da disco. Quindi diciamo che la tecnica può essere anche abbastanza stealth perché per cancellare le tracce basta cancellare semplicemente la cache. Quindi questo è quanto. Quindi, qualunque altra informazione, insomma, adesso chiaramente ne possiamo chiacchierare, ma se avete altri dubbi, mi trovate in generale su tutti i canali. Qua c'è il QR code con email e quant'altro. E per tutto il resto, ovviamente, vi invito a seguire Unlock Security sia sul sito unlocksecurity.it, sia su tutti quanti i canali in cui pubblichiamo ricerche di questo tipo. Insomma, il più possibile. Ok, Francesco, io sono qui ovviamente a supportarti alla fine della tua presentazione che, ripeto, rivederla una seconda volta, non solo mi è servito perché chiaramente avevo in quel momento avevo intanto l'emozione di essere a B-side, insomma, a fare un po' il commento ufficiale in live dell'evento, ma comunque dovevamo anche avevamo avuto quei problemi, insomma, tecnici nel far vedere la tua presentazione, quindi commentarla così in real time un po' mi aveva non distratto, perché chiaramente dovevo commentarlo, però c'era qualche punto che magari mi ero perso durante le chiacchiere con Claudio. Devo dire che te l'ho detto già appunto domenica stessa, lo conferma, ecco, vedo in chat anche il nostro affezionato di DOS, e è un lavoro fantastico, veramente fantastico, è una cosa che mi è piaciuta domenica quando ce l'hai fatta vedere la prima volta. Mi è ripiaciuto vederlo adesso perché poi, come ti dicevo, appunto, ogni tanto mi diverto a fare un po' di FIR, no? Quindi avere a che fare con delle macchine virtuali ti porta anche a dire, ok, come le acquisisco, come vado a controllarle, come le analizzo. E giustamente la prima cosa che cerchi di fare è prendere chiamiamo la memoria volatile, che in questo caso sarebbe volatile, ma in realtà è scritta sul disco dell'host, quindi vai a prenderti il VMEM. Però non ho raschiato la superficie, cosa che invece tu hai fatto abbondantemente. Direi che hai fatto davvero abbondantemente. Diciamo che l'unico limite, mi permetto da profano in un certo senso, l'unico limite è il fatto di dover avere effettivamente la macchina virtuale sul tuo sistema, ovviamente. Però ecco, io mi permetto anche di dire, non prenderei più, dopo questa tua, dopo questo tuo studio, non prenderei più come un indice valido, magari, specialmente in fase magari di colloquio, una persona che mi dice, ok, riesco a farti il root di X macchine virtuali, perché insomma, Esatto, se infatti questo. è un caso d'uso assolutamente poco legittimo, ma che Ogni effettivamente riferimento è puramente funzionerebbe. casuale, come dire. Sì, diciamo, i colloqui li passi facile, anche gli esami universitari, adesso che cominciano ad esserci esami di cyber security, insomma, vengono date queste VM ai ragazzi dicendo, ah, prendi, cioè, passi l'esame se buchi la VM, ecco, con questa tecnica tutti 30, quindi sì. Fatto. Check.
No, no, devo dire, ti rinnovo veramente ancora i complimenti perché è stato uno speech veramente illuminato. Io ti giuro, domenica sono rimasto sbalordito perché ho detto, cavolo, non mi era mai venuto in mente, no? Nemmeno anche il discorso di pensare, giustamente, se tu vai a manipolare la RAM di quella macchina virtuale, non è che puoi aggiungere o togliere, cioè la RAM è quella e deve rimanere quella. Cioè, non è banale, insomma. Esatto, guarda, in C'è realtà, uno. se provo a essere super sinceri, io, come dicevo prima, effettivamente avuto questa intuizione perché facevo una cosa simile sul kernel Android per la Android, parte di sì. exploitation, però io lo facevo su strutture dati e quindi io sapevo che quelle strutture dati stavano lì e cioè, stavano soltanto lì, quindi andandole a modificare per me era chiaro che si otteneva un risultato. Quando ho provato la prima volta questa tecnica, in realtà l'intuizione non era sicuramente funzionerà o qualcos'altro, era non lo so, proviamo, vediamo che succede. E la cosa bella è che ha funzionato subito alla prima botta, quindi ho ottenuto questa shell, ho ottenuto il risultato che volevo, dopodiché, diciamo, nell'entusiasmo un po' generale dei colleghi che stavano con me, ci siamo guardati e abbiamo fatto, ma perché ha funzionato? Cioè, lì per lì, noi in realtà non avevamo capito tutto quello che c'era dietro e cioè proprio perché funzionasse questa tecnica. Sapevamo Subito al semplicemente che aveva volo, funzionato. no, E vabbè, però quindi in certo. realtà il lavoro è stato, cioè il lavoro vero e proprio è stato fatto dopo, Dopo cioè aver una volta capito che la scoperta tecnica la tecnica, era per valida, capire no, perché. E vabbè, su allora. questo devo ringraziare Luca Di Maio che è stato fondamentale. Sono dell'opinione. Intanto ringraziamo anche noi Luca perché ha fatto sì che tu potessi essere qui stasera per questo Grazie. speech e domenica ovviamente. Sono dell'opinione anche che la pratica rende perfetti, quindi insomma, oltre al fatto che aver avuto questo tipo di opzione, intanto mostra anche il tuo pensiero laterale, no? La tua mentalità in un certo senso, il tuo modo di pensare. Invidio in un certo senso, però ripeto, la pratica rende perfetti, quindi il fatto che abbia funzionato a seguito della tua intuizione è semplicemente una dimostrazione che eri già sulla strada giusta, dovevi solo mettere insieme i pezzi del puzzle, no? Sì, esatto. E abbiamo un paio di domande dalla chat, Francesco, se per te non è un problema. Allora, intanto abbiamo .NET Botnet che ci chiede, intanto ti fanno tutti quanti complimenti per la tecnica, eh? Quindi, cioè, secondo te c'è un qualcosa di simile applicabile ai container? Oddio. Sinceramente non credo, nel senso che comunque il container di per sé non è che ha una memoria sua, il container comunque condivide tutto il kernel dell'host, quindi per fare una cosa simile su un container dovresti frizzare l'host, non il container. Quindi tamperare direttamente la RAM dell'host, a Sì, quindi lo vedo un differenza della po' VM che ha la complicato. sua, tra virgolette, Esatto, quindi la diciamo un sua piccola container dentro una porzione. VM, sì, un container dentro un host, bisognerebbe insomma frizzare la RAM dell'host, che insomma, è un po' Un po' più complicato. complicato, come dire, Però so cioè, in di realtà nulla qualcuno che ha. toglie che qualcuno che abbia magari anche sull'host i permessi per poter leggere e scrivere la RAM, anche se cambia, magari in realtà può riuscire lo stesso, insomma. Certo. Perché insomma, no, so di qualcuno che ha azzardato appunto in fase di analisi forense a staccare la RAM a caldo e tenerla fredda per mantenere i dati, ma rimontarla e farla poi leggere, diciamo, No, quello on the magari. fly, Beh, sempre a caldo, mi sembra un po' difficile. Insomma, no, quello non magari voglio no, dire però impossibile. diciamo che il fatto che la page cache tendenzialmente non è che cambia così tanto spesso, cioè se non facciamo troppe letture rimane abbastanza ferma. Noi in realtà se abbiamo i permessi per andare a leggere la RAM, in teoria quindi con un utente di root sull'host potremmo anche riuscire ad arrivare alla page cache del container. Non lo so, effettivamente non ci ho mai provato, sinceramente, però potrebbe essere interessante da provare perché questo poi aprirebbe tutta una serie di altri scenari interessanti. Soprattutto per tutte quelle aziende che si stanno affidando moltissimo
ai Docker per magari virtualizzare le loro appliance. Sì, però sicuramente servirebbero privilegi molto molto elevati, quindi Sull'host diciamo che oltretutto, non sul container, esatto, da quindi lavorare. diciamo che se anche si potesse fare i prerequisiti sono già un dramma di per sé, quindi anche senza la tecnica, se qualcuno ha una shell di root su un sistema host che fa girare un'infrastruttura, diciamo che questa tecnica è l'ultimo dei problemi. Sì, anche perché insomma, ecco, anche lì, come dici, se hai già l'utente di root, qual è il pro di andarti a prendere magari il root di un Docker o comunque andare a modificare un Docker? A meno che non ci siano poi dati interessanti su quel Docker, ma quello è un Certo. altro discorso. Bisogna anche capire come andarli a ripescare, perché un conto è, tra virgolette, triggerare qualcosa che sai andrà a finire in page cache, un conto è andare a triggerare qualcosa che non sai dov'è. Esatto. Poi a quel punto puoi magari direttamente dall'host bindare delle cartelle dentro al Docker o dentro il container che si utilizza al di fuori e vedere direttamente i file. Cioè, in quel Sì, caso che utilizzerei poi è la definitely. tecnica che viene usata per fare la Docker Evasion spesso e volentieri, quando c'è questo scambio tra Esatto. il Docker e l'host. Capita Sì. spesso che ci sia qualche vulnerabilità al riguardo. Vedo anche di Toss che dice: esistono ancora sistemi. Ecco, qua apriamo un po' una discussione, Francesco. Ci tratteniamo ancora una decina di minuti, magari un quarto d'ora. DDoS giustamente dice: esistono secondo te ancora sistemi che non siano VM? Nel senso, io immagino in ambito aziendale, in ambito industriale, quante aziende prediligono il pezzo di ferro piuttosto che, come dire, l'economicità, perché poi di questo si tratta, fare economia di un pezzo di ferro con più macchine virtuali. Lui dice giustamente per la sua esperienza. Su 15K di macchine ne avranno un centinaio che non sono VM. E io intanto mi permetto di dire, per la tecnica di Francesco, ripeto, la VM deve essere in tuo possesso, nel senso devi poterla frizzare, devi averne il controllo in qualche modo. Quindi questo è E già. aggiungo, non è possibile, ad esempio, io diciamo, in un'azienda in cui ho lavorato avevo ad esempio accesso al pannello dove c'erano tutte le VM, ma non avevo accesso ad esempio al file system dell'host su cui giravano. Quindi anche in quel caso potevo frizzarle, ma non potevo avere accesso al file VM, ad esempio. Quindi diciamo i prerequisiti sono abbastanza. Però diciamo esistono anche delle casistiche in cui anche molto di nicchia, dove però l'impatto è molto forte. In particolare, ad esempio, proprio la VM che ho fatto vedere prima, quindi utilizzata proprio per fare questa tecnica. Era un'applicazione che serviva fondamentalmente per gestire i profili VPN tra un operatore remoto e un macchinario industriale, quindi per fare assistenza da remoto. Quindi fondamentalmente questa tecnica di per sé è nata perché questa applicazione web che serviva per gestire VPN in realtà era in cloud, però diciamo il vendor ne forniva anche una versione in VM, quindi che si può tranquillamente acquistare. E acquistandola, quindi ti danno la VM, tu la installi on-prem e c'hai esattamente la replica di quello che loro ti dell'applicazione offrono in che è in cloud. cloud. Quindi questo fondamentalmente in quel pentest specifico ci ha permesso di analizzare cioè accedere al file system della macchina. E in quel caso avevamo fatto anche poi la privilege escalation, quindi abbiamo ottenuto l'accesso a tutti i sorgenti, abbiamo fatto code review, abbiamo trovato delle RCE non autenticate. A quel punto abbiamo replicato l'attacco in cloud e una volta fatto in cloud abbiamo ottenuto comunque la possibilità di creare dei profili VPN e quindi andare a vedere anche quelli che erano già stati creati, quindi accedere alle VPN dei macchinari industriali che Certo, e da utilizzavano lì. quell'applicazione e da lì attaccare direttamente il macchinario Da lì è industriale. caos Quindi totale. è vero che diciamo, i casi d'uso effettivamente sono un po' pochi, magari, e molto di nicchia, ma E questo possono non avere vuol anche dire che un siano meno impatto. importanti. Io su questo, guarda, torno a ripeterti, io sono rimasto affascinato dalla tua ricerca, anzi, sono certo che avrò modo di testarla personalmente nel prossimo periodo, perché Ottimo, fammi sapere veramente. quando. Guarda, prima parliamo dell'EMAPT, poi Ok, giusto. forse mi decido a dare questo benedetto esame alla fine.
Non so se qualcun altro ha ancora qualche domanda per Francesco, io aspetterei ancora qualche minuto. Ci avviamo insomma verso la chiusura. Intanto, Francesco, io approfitto per ricordare che il tuo speech, insieme agli altri speech che ci sono stati durante, sono stati presentati a B-Sides 2023, sono, saranno a breve disponibili sul canale YouTube di Security Cert. Ci tengo a ringraziare ancora l'organizzazione di B-Sides, Vanish, che ci ha permesso di essere lì. E tanto approfitto, Francesco, per ringraziarti di nuovo per la tua pazienza, per essere di nuovo qui stasera, perché alla fine di questo si tratta. Tu ci hai fatto la cortesia di tornare, di riproporci tua presentazione, di riproporci il tuo lavoro in maniera anche più Ci mancherebbe, mi fa piacere essere in puntuale. live, anche perché è la prima volta qui su Security Cert, quindi insomma, mi fa piacere anche per quello. Fa piacere anche a noi, anzi, quando vorrai tornare, sei il benvenuto assolutamente. Allora, io Francesco direi che a questo punto noi possiamo anche iniziare a salutarci. Vedo intanto .NET Botnet. Saluta, quindi buonanotte e alla prossima. Di nuovo, Francesco, grazie. Un in bocca al lupo grandissimo per Unlock Security e per tutte le tue future ricerche. Grazie Spero davvero di riaverti presto ospite, anche se purtroppo, lo dico in live in maniera ufficiale, dovrò assentarmi per un pochino, ma spero al mio ritorno di ritrovarti ancora qui. C'è il nostro Blitz che suggerisce che potresti anche iniziare un format tutto tuo, come dire, sta cercando di irretirti. Lui mille. sgancia l'amo e poi vede che succede. Ci sto pensando, ma vediamo che succede. Pensaci. E approfitto per ringraziare tutta la community di Security Cert che ci ha seguito anche stasera e che ci segue, insomma, in maniera ormai abbastanza affezionata, abbastanza continua. Francesco, di nuovo, mi auguro di rivederti presto, anche magari con un altro speech, con un'altra ricerca. E a questo punto io ti do la buonanotte, ti auguro una buona serata e una buona serata anche ai nostri amici di Security Cert. Ci vediamo alla prossima. Perfetto, ciao a tutti.